Perché è importante essere qui oggi alla marcia, che tutti gli anni, insomma, sei presente? È importante perché la situazione dei diritti umani nel mondo non migliora, ma peggiora purtroppo, come vediamo per esempio per quanto riguarda la persecuzione ai Rohingya, se ne parla pochissimo, se ne parla sempre molto poco, da quando la San Suu Kyi è stata liberata e in qualche modo ha avuto un ruolo anche nel processo di democratizzazione della Birmania. Notiamo che però questa minoranza oppressa è vittima di una vera e propria pulizia etnica nel paese. Quello è un caso, un esempio di azione persecutoria che purtroppo da media internazionale non viene stigmatizzata sufficientemente. E azioni come queste, come quelle iniziative come quelle di Società Libera, che ricordano tutti i popoli oppressi, quindi compresi comunità amiche come quella dei Rohingya, e qui Vincenzo è sempre stato molto attento a questo, ma gli Uiguri, ricordiamo anche gli Uiguri in Cina, oltre ovviamente alle altre popolazioni. È importante ricordarlo per rompere un po' il silenzio dei media al riguardo, questo è fondamentale. E poi ricordare che nostra Società Libera è un'associazione di ispirazione liberale e che per noi liberali la difesa delle minoranze oppresse nel mondo è fondamentale, ma perché attraverso le minoranze noi vogliamo difendere i diritti umani e i diritti individuali soprattutto. È l'individuo, persona, che è nel nostro mondo ancora non è tutelato in molte aree del globo. Testimoniare è importante, e quindi anche attraverso voi, attraverso la Liberi TV e media amici come voi, è importante anche diffondere informazione e diritto alla conoscenza sulla situazione grave di violazione dei diritti umani che è presente in tante parti del globo e che purtroppo non stenta a diminuire, non vediamo ancora la luce. Non vediamo ancora la luce perché l'opinione pubblica internazionale purtroppo negli ultimi anni risulta poco attenta, diciamo poco attenta, forse anche perché non stimolata adeguatamente. È poco attenta a determinate aree geografiche, e a quello che succede in determinate parti del mondo, e quando non c'è il focus privilegiato su determinate aree si perde notizia, si perde e l'attenzione cala. Questo non possiamo permettercelo, soprattutto quando si parla di violazione dei diritti umani. Perfetto, Riccardo Cristiano, Liberi TV, Roma.